Federcalcio olandese è il signor Mario Van der Ende. Le formazioni: il Borussia Dortmund si schiera con Klos numero 1, 2 Kutowski, 3 Schmidt, 4 Schulz, 5 Zelic, 6 Pochner, 7 Reuter, 8 Zorc, 9 Chapuisat, 10 Rummenigge, 11 Povlsen. In panchina De Beer, portiere di riserva, Mill, Zippel, Frank e Grauer. Il responsabile tecnico del Borussia Dortmund è Ottmar Hitzfeld, 44 anni. La risposta della Roma di Vujadin Boskov: Cervone numero 1, 2 Garzia, 3 Piacentini, 4 Bonacina, 5 Benedetti, 6 Aldair, 7 Mihailovic, 8 Hessler, 9 Carnevale, 10 Giannini, 11 Rizzitelli. Nella Roma è squalificato Carboni, che peraltro è alle prese davvero con un brutto infortunio. Non sono disponibili nemmeno Salzano, è influenzato Comi, non può essere della partita nemmeno Caniggia, che probabilmente sarebbe stato escluso per scelta tecnica. In tribuna d'onore, eccolo inquadrato, il commissario tecnico della nazionale Arrigo Sacchi. Sulla panchina romanista Zinetti, Tempestilli, Petruzzi, Rossi e Muzzi. Roma nella tenuta tradizionale, completo rosso con bordi gialli, e in giallo-nero il Borussia Dortmund. C'è la risposta della curva sud ai supporters tedeschi, la cui presenza è valutabile nell'ordine delle 6.000 unità. La gara di ritorno è stata già fissata per il 18 di marzo, cioè giovedì, al Westfalen Stadion. Il tempo di lasciar dissolvere i fumogeni, e poi avrà inizio questa gara di andata dei quarti di finale della Coppa UEFA. Assenze importanti nel Borussia, che deve rinunciare a Reinhard, nazionale, mentre è cominciato l'incontro. Non può giocare questa gara europea Sammer, l'ex interista tesserato fuori tempo massimo. Ha chiesto subito il calcio di punizione Giannini, protestando invece per la decisione arbitrale contraria. Ha battuto il capitano del Borussia Dortmund, Zorc. Di testa Schulz. Rummenigge. Kutowski per il Borussia. Impressione Hessler e anche Rizzitelli, ma Van der Ende assegna il calcio di punizione alla squadra di Hitzfeld. Avremo modo di avere anche un contributo dal campo con le interviste di Jacopo Volpi. Calcio a Chapuisat con il sinistro. Allontanato Benedetti. Tutta la Roma nella propria metà campo. Zelic ha già impostato, non riesce questa ripartenza offensiva per la Roma. Palla irraggiungibile per Rizzitelli. Conferma il suo schieramento abituale il Borussia Dortmund in difesa, con Zelic libero. I marcatori sono alla sua sinistra Schulz e a destra Schmidt. Più larghi sulle fasce, Kutowski con il 2, Reuter, l'ex juventino. Ancora un calcio di punizione, è stato fermato irregolarmente Rummenigge, è il fratello di Karl-Heinz Rummenigge, Michael Rummenigge, trattenuto irregolarmente da Piacentini.
sistema la barriera Cervone. Calcio a Rummenigge, aveva fermato la palla Chapuisat, ancora Rummenigge, posizione regolare, segnala il guardaline, ma rimessa in favore della Roma. La Roma ha già battuto il Borussia Dortmund lo scorso agosto nel torneo di Amsterdam 2-1. Poschner, aspettato che la squadra si sistemasse in avanti, Cervone, lunghissimo il rinvio. Schulz ha agganciato Giannini, lascia scorrere Rizzitelli, prova il duello con Schulz, d'agilità Rizzitelli contro la stazza di Schulz, 1,94, non filtra il passaggio di Rizzitelli. Bonacina, un buon lavoro che vale il calcio d'angolo, il primo della partita al terzo minuto. Hesler, il trascinatore della Roma nell'ultimo periodo, d'interno destro. Duello tutto da seguire tra Rizzitelli e Schulz. Hesler sceglie Giannini, poi si allunga troppo la palla. Il Borussia Dortmund è quarto nella classifica della Bundesliga, il campionato tedesco. Poschner, sistemato da Hitzfeld in posizione più avanzata, centrale rispetto a Kutowski. Piacentini, Rizzitelli, non scatta il fuorigioco, ora può salire Mihajlovic, trattenuto, la punizione per la Roma. Proibitive le condizioni ambientali. Hesler carica il destro, ribattuto da Rummenigge. Garzia, d'anticipo Schulz. Si fanno sentire i tifosi della Roma. Piacentini. Si scambiano la posizione Schmidt e Schulz. E poi Zelic non trova di meglio che spedire direttamente in fallo laterale. Un'occhiata alle marcature, nella Roma Garzia su Chapuisat, lo svizzero che ci ha fatto tremare nella gara di qualificazione mondiale a Cagliari, e poi Benedetti su Poulsen. Abbiamo già detto di Schulz, Rizzitelli, Schmidt su Carnevale, ma spesso c'è interscambio. Nella Roma è Aldair il libero. Rimette in gioco Reuter. Una stagione deludente con la Juventus. Si fa rispettare Mihajlovic, è partita anche una gomitata. Aldair per Benedetti. Ha scalato Piacentini. Poschner, una serata difficile si preannuncia per Rizzitelli. Sette minuti di gioco, 0-0 tra Roma e Borussia Dortmund. Stasera
altro quarto di finale tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, sempre per la Coppa UEFA. Domani Auxerre Ajax e giovedì la sfida che interessa gli appassionati italiani tra Benfica e Juventus. Hanno scambiato Zelic e Zorc. Schulz, recuperato Piacentini, in difetto di controllo Esler. Rummenigge, Kutowski, Schulz per Zelic, che è di nazionalità australiana. E c'è un'ammonizione nei confronti di Rizzitelli, che ha vistosamente trattenuto Zelic. Un'azione irregolare, piuttosto ingenua direi, da parte di Rizzitelli, che protesta. Primo cartellino giallo all'ottavo minuto. Rivediamo un replay che attenua un po' le responsabilità di Rizzitelli, forse un aggancio sul piede d'appoggio di Zelic. Esler, si piazza in avanti la Roma, è arrivato anche Aldair. Roma che è in serie positiva da 8 partite, 6 in campionato più le 2 in Coppa Italia col Napoli. Mihailovic, ha alzato la bandierina al guardaline segnalando un'irregolarità in attacco della Roma. Era riuscito comunque a sfiorare di testa Hesler, alto 1,66 m. Klosper Zelic, australiano di origini croate. Gli regala spazio la Roma, ne approfitta Zelic fino alla tre quarti d'attacco. Zorc va a cercare Poulsen, la meglio Benedetti, aspetta troppo Giannini, c'è comunque gioco pericoloso di Schulz. Schulz che ha cominciato la carriera di calciatore professionista addirittura a 26 anni. Buon lavoro di Rummenigge, controllo in corsa, sbaglia all'esterno destro, voleva lanciare Chapuisat, ha chiuso Aldair. Garzia salta l'avversario, si trattava di Pochner, ma non può proseguire l'azione. Una Roma ancora un po' imballata. Buona la partenza del Borussia Dortmund dal punto di vista tattico. Aldair, Schmidt ha respinto, non passa Rizzitelli. La rimessa laterale viene assegnata ai tedeschi. Borussia Dortmund è giunto ai quarti di finale eliminando i maltesi del Florian, gli scozzesi del Celtic di Glasgow e gli spagnoli del Real Saragossa. Bonacina spazza via sulla correre di Poulsen. Prova a calibrare il sinistro Mihailovic, sbaglia.
la panchina della Roma. A centrocampo Bonacina controlla Rummenigge, Piacentini si occupa di Pochner. Nel Borussia Kutowski su Esler, Zork su Giannini. Sulla fascia duello tra Mihajlovic e Reuter, fascia sinistra della Roma. Schmidt al tempo per controllare, non c'è pressing da parte della squadra di Boskov. Ne approfitta il Borussia Dortmund. Zork prova la conclusione al 13° minuto. Michael Zork, da sempre al Borussia, 30 anni. Si è cercato l'angolo lontano. Schulz su Carnevale, si batte Piacentini ma lo castiga il direttore di gara assegnando un calcio di punizione al Borussia Dortmund. Sabato, nell'ultimo turno della Bundesliga, il Borussia Dortmund ha pareggiato in trasferta per 0-0 il derby con lo Schalke 04 a Gelsenkirchen, una delle sfide più intense del calcio tedesco. Schulz è andato a pescare Poulsen, finta di Poulsen su Benedetti e poi un sinistro la cui traiettoria è controllata da Cervone. Flemming Poulsen, campione d'Europa con la Danimarca, un po' disorientato Benedetti alle finte di Poulsen e ha sbagliato la conclusione mancina. Intanto prendono fiducia ulteriori i tifosi del Borussia presenti allo stadio olimpico. Un attimo di incertezza tra Kutowski e Zelic. Sfiora Chapuisat. Elegante Aldair. Giannini. Sale Benedetti. Esler, buono l'aggancio, deve uscire dall'area, il tunnel addirittura su Kutowski, il calcio di punizione per la Roma, è il quarto d'ora, sempre 0-0. Il numero di Esler, una finezza con l'esterno destro. Tocca Mihajlovic per Esler che va a calciare. C'è un brivido per i tifosi della curva sud. Palla non molto alta sopra la traversa. Tommasino Esler ha deciso la sfida con la Juventus. Perde tempo Piacentini, ancora lui, Esler dà una mano al centrocampo, Aldair per il calcio di punizione. Ci ripensa il brasiliano. Anticipo di Schmidt su Rizzitelli. Poulsen. Palla non giocabile. C'è stato l'intervento arbitrale.
Ora ha capito Reuters la decisione del direttore di gara, non è stato concesso vantaggio al Borussia Dortmund. Da Zelic a Kutowski. Con grande decisione Piacentini. Tra l'altro forse ha avuto anche la peggio. Vistoso lo sgambetto a Kutowski. Partita che conferma le difficoltà pronunciate alla vigilia per la Roma. Schmidt. Tocca a Reuter e va a ricevere. Il cross di Reuter, esce Cervone, manca la presa e poi la conclusione di Kutowski. Ha rischiato la Roma, a vuoto Cervone sul cross di Reuter, 18° minuto. Velocissimo Reuter, riesce in corsa, sfiora soltanto Cervone, dire il vero quel tanto che basta per mettere fuori causa Michael Rummenigge. Ancora da altra angolazione. Cambia Zelic per Schmidt. Un po' troppo passivo l'atteggiamento della Roma, concede metri, forse un'indicazione di Boskov per cercare poi di giocare in contropiede, aumentando le porzioni di campo a disposizione di Rizzitelli e di Carnevale, che si è visto pochissimo fino a questo momento. Poulsen prova ancora a sfondare lungo la fascia destra, il Borussia Dortmund ben piazzato, Aldair e rimessa laterale. Vediamo la Roma, Hesler è in posizione regolare, Rizzitelli deve ritardare il passaggio, lo fa in orizzontale Hesler per Aldair. Piacentini, Kutowski con grinta, Gunter Kutowski, spinta su Giannini, ha visto Van der Ende. Non bisogna anche dimenticare che la Roma soltanto due giorni fa ha giocato in campionato, forse sta anche cercando di dosare le energie, farsi trovare pronta nei momenti cruciali di questa sfida. Aldair prova a cercare Rizzitelli e c'è Rummenigge per la deviazione in calcio d'angolo. Il secondo corner in favore della Roma. Hesler troppo corto. Piacentini, ottimo l'aggancio di Hesler, ancora Piacentini, chiede il triangolo a Giannini, resta fermo Rizzitelli e non c'è problema per Kloss, il capitano della Roma, Giannini, anche lui in gol contro la Juventus. Stefan Kloss, quello del portiere è considerato uno dei punti deboli del Borussia Dortmund. Vedremo come si disimpegnerà stasera Kloss. Finora la Roma non ha saputo rendersi pericolosa in attacco. Parte la conclusione di Hesler. Chiede Rizzitelli un cartellino giallo nei confronti dell'avversario. Per esattezza Schulz. Mihailovic. Molto largo per Carnevale.
riesce a colpire Carnevale, non ottiene il calcio d'angolo. Ha disturbato Schulz. Schmidt. Bonacina in vantaggio su Mikhail Rumenig. Aldair. Mihailovic, Giannini. Non c'è intesa con Benedetti che stava arretrando. Reuter. Koppoulsen. Si è ripreso abbastanza rapidamente da un problema ai legamenti del ginocchio destro che gli ha fatto saltare l'ultima gara di campionato. Se n'è andato il primo quarto dell'incontro. 23esimo minuto, sempre 0-0 tra Roma e Borussia Dortmund. Fra tre avversari Rizzitelli. Bonacina lascia Aldair. Poschner. Chapuisat perde il controllo della palla, poi frana su Garzia. Dolorante Rizzitelli. Aldair per Benedetti. Mihailovic. Esler. Solo lui sembra in grado di poter inventare. Fermato irregolarmente. Punizione. Kutowski non lo ha lasciato andar via. I tifosi della Roma aspettano il sinistro di Mihailovic. Calcio al numero 7 della Roma. Al 24esimo minuto. Uno dei migliori tiratori della Roma, Mihailovic, che non riesce a trovare il gol in questa stagione romanista. Né in campionato né in Coppa UEFA, ha fatto centro invece in Coppa Italia. Mihailovic Piacentini, non resta a Rizzitelli che disturbare Zelic. Poschner, Aldair, Benedetti, lo stacco di Schulz, Garzia, Giannini, deve velocizzare l'azione la Roma. L'affondo di Aldair, non si chiude il triangolo dopo la sponda di Carnevale. Giannini, Garzia, era disturbato da Chapuisat, e poi Rizzitelli su Schulz con grande, forse eccessiva, determinazione. È già stato ammonito Rizzitelli. In ritardo abbiamo rivisto anche l'intervento di Rizzitelli. Ha cercato di farsi largo anche con il braccio sinistro, con l'impermeabile beige Ottmar Hitzfeld. Colpito alla testa Schulz, una storia davvero singolare, faceva l'istruttore di educazione fisica all'Accademia di Polizia e poi è arrivata la carriera di calciatore professionista a 26 anni, cominciata nel Kaiserslautern. Kutowski, Aldair, non è felice il colpo di testa. Poschner, Poulsen,
Non è bastata la furbizia di Mihajlovic. Un rimpallo dopo il colpo di testa di Aldair. La palla si smorza tra le braccia di Cervone. Velocissimo Reuter. Kloss. Subito per Schulz. Rummenigge. Garzia in anticipo. Nonostante la spinta di Chapuisat. Carnevale. Hesler. Giannini. Si sposta a sinistra Hesler, Mihajlovic si accentra, deve uscire dall'area Cervone e sul rilancio c'è posizione di fuori gioco. Schulz, Zelic, intercettato Giannini, fallo su Giannini. Prosegue Rizzitelli, poi Piacentini e non vanno certo per il sottile i giocatori del Borussia Dortmund. L'arbitro perdona evitando di ammonire Poschner. Forse c'erano gli estremi qui per il cartellino giallo. Intanto i minuti sono 29 nel primo tempo, sempre 0-0. Gara d'andata dei quarti di finale della Coppa UEFA. Hesler. Finta di Poschner che poi sbaglia il tocco. Ci aveva creduto Hesler. Giannini. Rizzitelli. Ha provato l'inserimento a sorpresa Bonacina. Sperano un po' di più adesso i tifosi della Roma. Ma occhio sempre al Borussia Dortmund. Zorc. Poulsen. Agilissimo Chapuisat. Sfugge a Garzia. Ma non arriva più in tempo. Palla oltre la linea di fondo campo. Stefan Chapuisat. Lo corteggiò la Roma nella precedente stagione, poi non si chiuse l'affare. Ora si propone in avanti Schulz. Intervento di Aldair e rimessa da fondo campo per la Roma. Hanno protestato in modo molto robusto dal punto di vista sonoro i tifosi del Borussia Dortmund, che danno questa sera un'anticipazione di quello che potrà essere il clima del Westfalenstadion. In piedi Wieden Boskov, certo non soddisfatto dell'andamento dell'incontro. La partita tutta da seguire. Hesler. Non ha trattenuto Kutowski. Una finezza di Carnevale che voleva proiettare in area Hesler. Bonacina. Aldair. Anticipato Carnevale. Giannini però. Giannini per Carnevale. Posizione regolare. A centro area Rizzitelli. E ancora una volta. Poderoso e anche agile ad un tempo Schmidt stavolta. Fortissima la coppia di marcatori del Borussia, Schulz e Schmidt. Mihajlovic. Kutowski un po' preoccupato, non c'erano avversari a infastidirlo. Un passaggio a vuoto di Chapuisat. Schulz lascia rimbalzare Aldair, poi di testa per Cervone.
subito si ripropone Aldair dall'altra parte. Leggermente avanzato il passaggio di Giannini per Aldair, poi Rummenig. Scatta il contropiede del Borussia. Poschner, Chapuisat, rientra rapidamente Piacentini. La finta di Chapuisat, palla sul destro, non è il piede preferito. E poi Giannini, Garzia, Zorc di sinistro. Sbagliata la conclusione mancina da parte di Zorc. Rivediamo il tiro di Mikael Zorc, deludente a Seul 88 in occasione dei giochi olimpici. Ha partecipato comunque alla tournée della nazionale tedesca in Sud America giocando contro l'Uruguay. Ancora Zorc, Garzia, Piacentini per Esler, Rummenig, Zelic, Poschner fa quel che può in equilibrio precario. Ha scelto la rimessa da fondo campo Cervone. Zorc, Aldair. Passaggio con il petto. Dunque ha potuto controllare con le mani Cervone. Sbaglia Giannini. Mihajlovic, Aldair. Giannini, ancora il brasiliano. Bonacina. Il guardaline trova in posizione di fuorigioco Carnevale. Zelic, Schmidt, ancora Zelic, arrivato dall'Olympic Sydney, costato 600 milioni di lire, meglio l'equivalente di 600 milioni di lire. Zorc, Schulz, deverà segnarsi Chapuisat. Eccolo qui Stéphane Chapuisat, ex Losanna, Bayer Uerdingen, è figlio di Pierre Albert che fu nazionale svizzero. Addirittura si sono sfidati in una partita della seconda divisione elvetica. Stéphane vinse questa sfida tra la sua squadra e quella del padre, segnando anche un gol. Bonacina su Chapuisat, proprio sotto gli occhi di Van der Ende, calcio di punizione e anche cartellino giallo. Dopo Rizzitelli, ammonito anche Bonacina. Bonacina pagherà con un turno di squalifica questo cartellino giallo perché era diffidato. Arrivato prima sulla palla Bonacina, ma a gamba tesa. Comunque così ha deciso Van der Ende. Sono ben 8 i giocatori della Roma sotto la spada di Damocle della diffida. Ancora abbiamo rivisto d'altra angolazione. Intanto anche Garzia e Benedetti si scambiano le marcature su Chapuisat e Poulsen. Schulz, e c'è la prodezza di Cervone che ha detto no a Schulz al 36esimo minuto. Grande intervento di Cervone, lo rivediamo. Ha sfiorato quel tanto che è bastato per contenere nei limiti del calcio d'angolo questa chance offensiva per il Borussia Dortmund. Primo corner per i tedeschi, ancora Cervone distinto, forse con il volto addirittura.
Zelic, Schmidt ora a sinistra, scatta Pöschner, sbaglia il cross, erano andati a chiudere Aldair e Piacentini. Intanto Tomassetti ci ripropone il sinistro di Schulz e la distensione di Cervone. Sarebbe interessante rivedere anche l'azione successiva, quando una deviazione ha colto un po' di sorpresa Cervone, che si è opposto distinto, forse respingendo con il mento addirittura. Ne accontenta subito Tomassetti, proprio sì, con la testa, e poi ha allontanato Mihajlovic. Hesler, anche il colpo di testa era stato di Schulz nell'occasione che ci è stata riproposta in replay. Sempre velocissimo Reuter. Ora Poulsen lascia l'ex juventino, campione del mondo con la Germania, proprio in questo stadio giocò gli ultimi 20 minuti della finale, Reuter al posto del romanista Berthold. Schulz, si può giocare, continuare a giocare, dice l'arbitro Giannini. Hesler, in scivolata Reuter, duello tutto tedesco. Schmidt, Bonacina, calcio di punizione per la Roma, mancano 6 minuti al 45esimo. Giudicato falloso l'intervento di Michael Rummenigge. Folta la barriera del Borussia Dortmund, va bene così per Kloss. Hesler con l'interno destro, Hesler troppo alto, due gol per Hesler in questa edizione della Coppa UEFA, uno in casa con il Wacker Innsbruck, a giochi ormai fatti. La Roma si era davvero ben comportata nella gara di andata, e una perla balistica a Istanbul contro il Galatasaray. Perde tempo Zorc. Zelic, fatto parte della nazionale australiana alle Olimpiadi di Barcellona. Zorc, Kutowski, controllo di Rummenigge. Zorc, torna su di lui Piacentini. Rummenigge, non c'è intesa con Chapuisat, poi Mihajlovic, Piacentini. Molto lontano c'è Hesler, tentava di raggiungerlo Piacentini. Schulz, giocatore davvero molto interessante, validissimo in marcatura, ma come vede Varchin avanti è in grado di dare il suo contributo. In attacco la Roma con Hesler, a sinistra Mihajlovic, non l'ha visto Hesler, comunque regolare la posizione di Carnevale, in ritardo Schulz. Poteva davvero dosare il cross Carnevale, ha consentito a Schulz di ribattere, il rammarico di Carnevale. Piacentini, Kutowski ha neutralizzato Hesler. Benedetti in pressione su Chapuisat. Pöschner,
non erano state particolarmente esaltanti le ultime esibizioni del Borussia Dortmund nella Bundesliga. Una vittoria per 1-0 in casa sul Bochum, fanalino di coda, gol su punizione di Sammer, e poi lo 0-0 nel derby con lo Schalke 0-4, ma senza entusiasmare sul piano del gioco, ma evidentemente il Borussia si era risparmiato per questa occasione europea. Poulsen, la finta su Garzia, poi scivola. Voleva la rimessa da fondo campo Garzia, guardaline, lo punisce. Eh sì, dice Garzia, è calcio d'angolo. Non è convinto il numero 2 romanista. 43esimo minuto, calcio d'angolo, soluzione corta. Passaggio di ritorno di Reuter, ma forse al centro dell'area di rigore c'era fuori gioco dei tedeschi. 4 partite casalinghe in 11 giorni per la Roma. Dopo Juventus e Borussia Dortmund arriveranno all'Olimpico domenica il Cagliari e poi il Milan per la semifinale di andata attesissima della Coppa Italia. Giannini. Bonacina, Mihajlovic, giocatore indispensabile dal punto di vista tattico secondo le valutazioni di Boskov. Esler, Piacentini, sempre notevole l'apporto di Piacentini almeno dal punto di vista della quantità. Esler, il più in forma della Roma. Garzia, Bonacina, non concedono giocate comode quelli del Borussia. Rizzitelli per Giannini e c'è la prodezza di Klos al 44esimo. Splendida l'idea di Rizzitelli che ha smarcato Giannini. Klos ha chiuso il varco, eccolo inquadrato, Stefan Klos, 21 anni. Mihajlovic dalla bandierina, ancora Giannini, in avvitamento, non ha potuto certo controllare la direzione. Intanto ecco la parata con un pizzico di fortuna, ma tempestiva assai l'uscita di Klos. Grande il tuffo di Rizzitelli, davvero un assist splendido per Giannini. Klos ha risolto i problemi del Borussia in questa occasione. E l'arbitro addirittura in anticipo, 44 primi e 50 secondi, manda le squadre negli spogliatoi. Davvero insolita questa scelta di tempo dell'arbitro. Al termine del primo tempo 0-0, io cedo la linea a Jacopo. 0-0 dopo il primo tempo, una ripresa da seguire. La Roma naturalmente cercherà la vittoria, non può presentarsi in Westfalia con lo 0-0, dovrebbe poi compiere davvero una grande impresa. Servirebbe almeno un gol, senza incassarne naturalmente, a beneficio di quanti soltanto adesso si fossero messi all'ascolto alla visione di Rai 1. Ricordiamo le formazioni, non ci sono novità. La Roma in campo con Cervone, Garzia, Piacentini, Bonacina, Benedetti, Aldair, Mihajlovic, Hesler, Carnevale, Giannini, Rizzitelli. Borussia Dortmund risponde con Klos, Kutowski, Schmidt, Schulz, Zelic, Pochner, Reuter, Zorc, Chapuisat, Rummenigge, Poulsen. Sembra tutto pronto. Riprende il gioco la Roma. Hesler, Piacentini. Kutowski. E poi Poulsen, ma la rimessa laterale è per la Roma. Il Borussia Dortmund è la nona squadra tedesca affrontata dalla Roma nelle coppe europee. 3 sono state le sfide con il Colonia. Van der Ende ha visto una spinta di Piacentini.
Cervone, un'uscita a vuoto ma anche un gran tuffo con deviazione in calcio d'angolo su tiro di Schulz. Delizioso Hesler. Arriva Giannini in percussione, il sinistro di Giannini, Kloss. Uno schema della Roma. Giannini parte in velocità dalla tre quarti. Ha lasciato un po' a desiderare questa sua conclusione di sinistra. Invece sul finire del primo tempo è stato necessario un grande intervento di Kloss al Borussia Dortmund. Intanto continua a piovere stasera a Roma, freddo ma soprattutto molta umidità. Ecco lo spazio dei distinti nord occupato dai tifosi del Borussia Dortmund, dei quali si sta occupando anche il cinema tedesco proprio in queste settimane. Viene girato un film su di loro per rendere l'idea una sorta di ultra. Le due squadre si sono già accordate per posticipare di un giorno il return match, che sarà giocato il 18 marzo, giovedì, con inizio alle 20:15. Un problema per Carnevale, da sincerarsi delle sue condizioni, l'arbitro olandese Van der Ende. Si tocca la caviglia destra, Andrea Carnevale. Fu lui a decidere la gara nel torneo estivo ad Amsterdam contro il Borussia Dortmund, vinta dalla Roma per 2-1, doppietta di Carnevale. Per il Borussia Dortmund segnò Poulsen. Abbiamo rivisto l'infortunio a Carnevale. Intanto Mihajlovic. Rizzitelli prova a superare Schmidt, aiutato da Schulz. Mihajlovic. Zelic non fa complimenti. A terra Mihajlovic. Sinisa Mihajlovic, 24enne, nato a Vukovar in Croazia, ha raggiunto la notorietà calcistica con la Stella Rossa di Belgrado, con cui ha vinto la Coppa dei Campioni. È il quarto minuto del secondo tempo, sempre 0-0 tra Roma e Borussia Dortmund. Ci viene portato il dato degli spettatori paganti, 41.350. L'incasso è di 1.259 milioni di lire. Piacentini. Troppo a ridosso di Kloss. Tentato in tuffo Carnevale. Giannini. Non passa tra Pushner e Zork. Pushner. Benedetti. In anticipo su Chapuisat. Ed è rimessa per la Roma. Roma che ha vinto 2 scudetti, 7 Coppe Italia, 1 Coppa delle Fiere. Resta a terra Stefan Reuter. Lo invita a rialzarsi l'arbitro. Reuter, ex Norimberga e Bayern Monaco. Intanto ci viene riproposta un'azione che ha visto protagonisti prima Schmidt e Rizzitelli e poi Reuter.
in anticipo Benedetti che deve doppiare l'intervento. Mihajlovic, Aldair, sfiora Carnevale per Rizzitelli che scivola. Giannini, il controllo, non riesce ad entrare in area. A terra Giannini. È tutto regolare per Van der Ende. Palla spedita in fallo laterale. Intervento di Pöschner su Giannini, che si rialza e parla con l'arbitro, che non ha ravvisato gli estremi per concedere il calcio di punizione. Molto sportivamente la Roma restituisce palla al Borussia Dortmund. Sbaglia Reuter, Mihajlovic, non arriva la palla a Giannini, deve battersi Rizzitelli e c'è calcio d'angolo. Ha sbagliato tutto Reuter. 7 minuti del secondo tempo, sempre 0-0. È il quarto calcio d'angolo per la Roma, due i corner battuti dal Borussia. Hesler, ha cercato la sorpresa Benedetti, sempre molto abile nei colpi di testa. Silvano Benedetti, 27enne, nato a Lucca. Movimento tra i panchinari del Borussia Dortmund. Hesler, Kutowski, Garzia, senza badare tanto alla precisione. Schulz vince il duello con Carnevale. Hesler, Aldair sbaglia. Passaggio era destinato a Bonacina. Inquadrato Aldair, ottimo il rendimento anche come libero. Tanto gioco fermo, rimasto a terra mi sembra Schmidt. Intanto Bosco sta facendo riscaldare Muzzi, in piedi sulla panchina della Roma Mascetti, dietro la panchina c'è Muzzi che si sta riscaldando. Si è ripreso Schmidt, eccolo nella parte sinistra, forse l'avete intravisto, Muzzi. Aldair, Rummenigge, Pöschner, Kutowski, Piacentini, ferma Pöschner, la buona disposizione in campo del Borussia Dortmund. Intanto Tomasetti ci propone un'altra inquadratura del riscaldamento di Muzzi, conferma quanto di buono si dice di Ottmar Hitzfeld, 44enne tecnico del Borussia Dortmund, considerato uno dei migliori della Bundesliga. Alla prima stagione con il Borussia Hitzfeld ha rischiato tra virgolette di vincere il titolo nazionale. Attento anche se distante Van der Ende, era stata un'azione irregolare di Piacentini. A 5 punti di distacco dal Bayern, a 4 dall'Eintracht Francoforte, in ritardo anche sul Werder Brema, il Borussia Dortmund punta tutto sulla Coppa UEFA. Una squadra trasformata rispetto alle ultime esibizioni nella Bundesliga, ha offerto una buona immagine di sé finora qui allo Stadio Olimpico. Siamo arrivati all'11° minuto della ripresa. Chapuisat in scivolata, Aldair per il calcio d'angolo.
e arriva Schulz. C'è uno schema del Borussia Dortmund che prevede la presenza di Schulz, alto 1,94 sul primo palo, per un colpo di testa a seguire per favorire l'inserimento di altri. Vediamo. No, cambia idea Rummenig. Schmidt, Rummenig, Aldair. Poi si disturbano Reuter e Kutowski. Di tacco Poulsen. Ieri nella conferenza stampa della vigilia Bosco aveva preannunciato un'uscita dal rettangolo di gioco di Giannini intorno al 65-70 minuto di gioco. Giannini ha qualche problema agli adduttori. Seguiamo l'attacco della Roma con Bonacina. Carnevale controlla e dentro l'area, Carnevale alto, palla gol per la Roma, 12° minuto, il rammarico di Carnevale, 32enne, lo ha pescato Bonacina, buono il controllo, in ritardo Schmidt, si era abbassato Kloss, ha cercato la soluzione sotto la traversa Carnevale. Ed ora la bilancia delle occasioni da rete pende dalla parte della Roma nettamente. Mihajlovic, Carnevale, in scivolata Schmidt, Rummenigge, Reuter, il velo di Poulsen, Rummenigge, Kutowski, Poschner, Cervone. La Schulz a Zork. Schulz. E meno male che ha cominciato la carriera di calciatore professionista a 26 anni. Controlla Aldair. Encomiabili i tifosi della Roma presente in curva sud, un incoraggiamento senza soluzione di continuità, ma sono all'altezza della grande tradizione della tifoseria romanista anche quelli del Borussia Dortmund. Saranno almeno in 45.000 al Westfalenstadion, impianto che per le gare europee può contenere 48.000 spettatori. Bonacina, Rizzitelli. Bonacina. Subisce l'azione fallosa di Poulsen. Ha visto Van der Ende. Zelic su Piacentini. Garzia per la rimessa laterale. 14:30 del secondo tempo. Sempre 0-0. Intanto peggiorano le condizioni meteorologiche sopra lo stadio olimpico. Poulsen, Chapuisat, Aldair, Poulsen aspetta, poi scarica il destro, Flemming Poulsen, uno dei punti di forza della sorprendente Danimarca al campionato europeo, Svezia 92. Poulsen ha saltato 4 giornate nella Bundesliga per una gomitata ad un avversario, si è fatto un po' la fama di cattivo. Benedetti, poi Rummenigge, mette subito in movimento Chapuisat che è in posizione regolare, le finte dello svizzero su Benedetti. Mihajlovic disturba l'altro numero 7, Reuter. Poi Zork, anzi Zelic. C'era un clamoroso fuorigioco di Chapuisat, almeno 5 metri, ha lasciato giocare il guardalinea. Garzia, Rizzitelli. Ha fatto valere il suo peso. Schulz, punizione per la Roma. Hesler contro Kutowski.
Giannini. A terra Giannini, attaccato da Zelic. Ancora Roma in possesso di palla. E poi va a terra Carnevale, forse cinturato da Schmidt, dentro l'area di rigore. Episodio da rivedere. E poi Carnevale ha qualcosa, credo, di poco oxfordiano da dire a Rummenigge. E vediamo. E ci sono gli estremi, sembra, per il calcio di rigore. Cercava di far scorrere la palla Carnevale. Schmidt, rivediamo ancora. Schmidt tenta l'anticipo, va a vuoto. L'arbitro tra il concedere il calcio di punizione al Borussia per una presunta spinta di Carnevale e il calcio di rigore ha lasciato proseguire. Kloss ha rimesso in gioco. Bonacina su Zorc, Giannini, elegante palleggio. Rizzitelli tenta di pescare il jolly dalla grande distanza, ha visto forse un po' avanzato Kloss, non è riuscita la palombella. Ecco il tentativo con palla colpita troppo d'esterno destro, lontanissima dal bersaglio. Poi resta a terra Kutowski. L'arbitro ha già tirato fuori il cartellino giallo, destinatario Piacentini. Piacentini non figura nell'elenco dei diffidati. Terzo ammonito tra le file della Roma. Rizzitelli, Bonacina, ora Piacentini. Nessuno invece nella Borussia Dortmund. È stata lanciata una bottiglietta, è arrivata nel rettangolo di gioco, l'arbitro l'ha data alla guardalinea. 18 minuti del secondo tempo, non si sblocca il risultato. La Roma ha fallito una palla gol con Carnevale. Eccolo ora a giostrare lungo l'out di destra. Lo ferma Kutowski. Finora per la Roma, nelle sfide con il calcio tedesco, 6 qualificazioni e 4 eliminazioni. Giannini, Rizzitelli, fatto da torre per Carnevale, a terra Bonacina, punizione per la Roma. E si scaldano i tifosi giallorossi mentre Giannini chiede cartellino giallo. In effetti ci sono davvero tutti gli estremi, nettamente sulle gambe dell'avversario Zorc, a palla ormai persa. Posizione che sembra particolarmente adatta al sinistro di Mihajlovic, sulla palla Hesler, accanto a lui Rizzitelli. È il 20° minuto. Mihajlovic respinge la barriera, Aldair. Buono il cross a terra Carnevale, sostiene di essere stato spinto. Come puoi non aver visto, dice Carnevale all'arbitro. E risolve con un sorriso beffardo Schulz, con molto mestiere, su Carnevale. Mihajlovic dalla bandierina, ancora Benedetti. Operazione che va ripetuta dal corner. Sesto calcio d'angolo per la Roma. Prova Piacentini, respinge Kutowski. Hesler va a cercare ancora Carnevale. Schulz, poi Mihajlovic con il destro. È un gol tra i più belli. Mihajlovic con il destro, incredibile.
al 21esimo minuto, Roma in vantaggio. Uno degli shoot più belli visti sicuramente in questa stagione. Roma 1, Borussia Dortmund 0. Le magie del calcio. Tutto mancino, Mihajlovic ha trovato un gol straordinario con il destro. Grande spettacolo adesso in curva sud. Il gol di Mihajlovic al 21esimo del secondo tempo. È ripartito il Borussia. Kumenig, Schulz, Pochner. La grinta di Piacentin. Ammutoliti adesso i tifosi del Borussia Dortmund. Si sente solo Roma a Roma. Pochner. Aldair. Situazione tattica che cambia leggermente a favore della Roma. Certo, il Borussia non si scoprirà più di tanto alla ricerca del pareggio, ma certo la Roma può adesso organizzarsi quantomeno per proteggere questo preziosissimo vantaggio. Brutto fallo ai danni di Carnevale, lo ha commesso Reuter e c'è ammonizione per Stefan Reuter. 22 minuti e 40 secondi. Si sposta la palla con l'esterno del destro Carnevale e Reuter punta direttamente il piede dell'avversario. Un gol da cineteca, quello di Mihajlovic. Non ci ha pensato su due volte. Ha preso e ha tirato con il destro. Il movimento splendido di Giannini, fermato da Zelic, si è buttato, dice l'arbitro. Ma allora in questi casi o interviene punendo Giannini oppure concede la punizione. Comunque, spazza via Zor. Aldair a 10 metri di vantaggio su Chapuisat. Deve giocare con i piedi Cervone. Lo fa ancora a beneficio di Aldair. Un gol che può essere molto importante non solo per la Roma ma anche per Mihajlovic dal punto di vista psicologico, perché è il primo fatto in Coppa UEFA dal numero 7 della Roma. Intanto Zorc ha cercato di rispondere a Mihajlovic, il capitano del Borussia Dortmund, dalla conclusione al 24esimo. Palla colpita, mi sembra, ad esterno destro, così è in effetti, gira ed esce un paio di metri a sinistra della porta di Cervone. Continua a piovere. E continua la battaglia in campo. Grande agonismo. La Roma, Piacentini, Hesler. Piacentini contro Pochner. Non molla Piacentini. Ha trattenuto anche l'avversario. Punizione per il Borussia Dortmund. Borussia Dortmund che ha scritto la sua pagina europea più bella nel 66 vincendo la Coppa delle Coppe. Batté in finale a Glasgow il Liverpool ai tempi supplementari. Schulz. E poi Piacentini travolge l'avversario. Kutowski. Sacrosanta la punizione per in favore del Borussia Dortmund. È stato ottimo l'aggancio in corsa di Kutowski. Tremendo l'impatto con Piacentini. E tra poco toccherà a Roberto Muzzi. Allontanato Garzia.
Schmidt. Una finezza di Carnevale rischiava di favorire Reuter. Poi rimasto in posizione di fuorigioco Schmidt. È il 26esimo della ripresa. Roma 1, Borussia Dortmund 0. Andata dei quarti di finale della Coppa UEFA. Terreno viscido, naturalmente vengono allungate le traiettorie dopo i rimbalzi. Palla comunque che era irraggiungibile per Carnevale. Schmidt, Mihajlovic, si è appoggiato su Reuter Carnevale. Schmidt per Zelic. Borussia trafitto da un'invenzione di Mihajlovic. Ora Zorc. Aldair, padrone della propria area di rigore. Ancora Zorc. Reuter. Il sacrificio in ripiegamento difensivo di Mihajlovic. Sbaglia Zorc. Bonacina. Si allarga a destra Hesler. Lo ha visto Bonacina. Sovrapposizione di Piacentini, il tedesco della Roma. Piacentini, ricevuto da Hesler, appunto. Bonacina, possesso di palla, buone le geometrie finora. Finta di Piacentini, salta Kutoschi, controllo di Rizzitelli solo parziale. E poi rimessa per la Roma lateralmente con Aldair direttamente a Cervone. Un rinvio lunghissimo, un po' distratto nell'occasione Schulz, lascia rimbalzare Rummenigge. Kutowski. Hesler per Piacentini, splendido il passaggio di Hesler. Ancora Mihajlovic, stavolta sul sinistro, temporeggia, palla sul destro, riprova Mihajlovic, ha trovato il corpo di Rummenigge. 29esimo. Garzia, niente da fare per Poulsen. Mihajlovic. Rummenigge per Kutowski, che ha rischiato ancora una volta l'impatto con Piacentini. Rummenigge, Kutowski, deve chiudere Giannini addirittura, Piacentini un po' in ritardo. Poi Aldair, una spinta su Poschner e calcio di punizione per il Borussia Dortmund. Molto correttamente, non protesta nemmeno Aldair, evidente la sua azione irregolare. E riprendono un po' fiato adesso i tifosi del Borussia Dortmund con questa chance su calcio piazzato. Sulla palla Rummenigge, indietro Zorc, c'è anche Chapuisat che ferma per Zorc, tiro deviato dalla barriera e calcio d'angolo. Il quarto per i tedeschi. E Schulz ancora in azione di disturbo dalle parti di Cervone. Piacentini. Di prima il tocco di Hesler che voleva favorire Bonacina. Inesauribile nella sua spinta, nel suo apporto atletico Bonacina. Lavoro oscuro ma preziosissimo. Chapuisat,
recupera su Giannini, poi Zorc, Bonacina, perfetta scelta di tempo per fermare Rummenig, Schmidt, Schulz. Ingenuo Garzia ha consentito il cross a Poulsen. Rummenig. Era arrivato anche lì Bonacina. Zorc. Anche se in equilibrio precario Aldair, riuscito ad allontanare, prende tempo in palleggio Hesler, sempre delizioso, poi Reuter, aggira Mihajlovic, Kutowski, ha visto l'azione regolare di Poulsen, Van der Ende dovrà lasciare il terreno di gioco, Andrea Carnevale e non Giannini. Ovviamente Bosco fa uscire una punta e ne manda in campo un'altra fresca, mentre Giannini, giunti ormai al 77esimo minuto di gioco, resta in campo contrariamente a quanto aveva anticipato Bosco. Evidentemente ha ricevuto assicurazioni dal capitano sulle condizioni fisiche. Poulsen, Schmidt un po' casualmente in avanti, poi Benedetti, Zorc, ha intercettato Hesler, le finte di Hesler, resiste ad un attacco, ad uno sgambetto, Bonacina, ha respinto Kutowski, Pochner, intervento irregolare di Bonacina, era già stato ammonito mi sembra Bonacina, secondo cartellino giallo ed esce fuori il rosso naturalmente, dunque espulsione di Bonacina al 34esimo minuto del secondo tempo, Roma in inferiorità numerica, ovvero non ci voleva per la squadra di Bosco. È legittima, sacrosanta, la decisione di Van der Ende sul polpaccio destro dell'avversario Bonacina, la palla ormai irraggiungibile, tradito un po' dalla sua generosità agonistica Bonacina, e ora lascia un po' nei guai i suoi compagni. Roma 1 Borussia Dortmund 0 per il gol al 21esimo della ripresa di Mihajlovic. Importantissimo per la Roma nel non prendere gol in questa gara interna. Con questo risultato il Borussia sarebbe costretto a vincere con due gol di scarto al Westfalenstadion. Va evidenziato un dato statistico: la Roma ha sempre segnato in tutte le partite fin qui disputate in questa edizione della Coppa UEFA. Borussia Dortmund in attacco, colpo di testa è stato di Garzia, Reuter, lo ha disturbato Muzzi, Giannini, Rizzitelli, ha sbagliato in due occasioni Rizzitelli, palla interessante per Poulsen, da aspettare l'arrivo dei compagni in area di rigore, ottimo il lavoro di Garzia, applausi per lui, la falcata di Mihajlovic, sbaglia al sinistro Schulz,
Finta su Esler, tocco per Kutowski. Ci sarà probabilmente una sostituzione tra le fila del Borussia Dortmund. Forse Hitzfeld, manderà in campo Sippel. Un Jolly che recentemente è stato impiegato soprattutto in attacco. Inutile questa acrobazia di Reuter. Ed ecco la sostituzione. Esce Poulsen, nazionale danese, campione d'Europa. In campo con il numero 14, Lothar Sippel, 27enne, arrivato al Borussia Dortmund dall'Eintracht Francoforte. La scorsa stagione entrava e segnava, lo ha fatto per ben 14 volte. Giocatore part-time, molto prezioso. Naturalmente sono autorizzati tutti gli scongiuri del caso da parte dei tifosi della Roma. 37 minuti e mezzo della ripresa, i giallorossi in vantaggio, ma giocano in 10 contro 11 per l'espulsione di Bonacina. Mihajlovic, si allarga Esler, non fa in tempo a raggiungerlo con il passaggio Mihajlovic. Ecco il nuovo entrato Sippel. In avanti anche Zelic. Chapuisat, si allarga Sippel, non riesce la deviazione ad Aldair, palla che ha attraversato lo specchio della porta, non c'erano giocatori del Borussia Dortmund. Zelic ora a destra, ha il tempo per crossare, sbaglia, ma non è perentorio il rinvio di Aldair. Fase confusa, Roma un po' in affanno. Zelic, Reuter, più preciso stavolta Aldair, e poi fermato Rizzitelli da Reuter, che era stato ammonito qualche minuto fa. Stavolta lo ha graziato Van der Ende, protesta vistosamente Boskov. Reuter è stato ammonito al 67esimo minuto. Crampi per Aldair. Tanto rivediamo l'azione insidiosa del Borussia Dortmund. Non c'era nessuno sul secondo palo, per fortuna della Roma, nessuno del Borussia Dortmund naturalmente. Meno di 6 minuti al 90esimo. Dunque 41.000 i tifosi hanno sfidato il maltempo, almeno 35.000 quelli della Roma. Probabilmente non ce la fa Aldair. È stato abbastanza eloquente Cervone. Resta comunque in campo il brasiliano. Bisogna forse consentire al compagno in panchina il tempo per almeno scaldarsi un minimo, togliere la tuta. E intanto inclemente ancora il tempo in questa serata degna dei rigori invernali. Ma la Roma è stata all'altezza della situazione. In una cornice ambientale meteorologica che poteva anche privilegiare i tedeschi sicuramente più abituati. Si sta preparando Tempestilli per sostituire Aldair in queste battute finali. Mihajlovic ha dato una mano, fuori aria, ora Giannini, Hesler. Largo a sinistra Muzzi, ma Hesler sceglie Giannini. Ecco
ecco Aldair, zoppicante, non rischia il controllo, manda subito in avanti Rizzitelli, Giannini, Muzzi, fermato dal guardaline, fuori gioco, calcio di punizione. Si sta scaldando rapidamente, sarebbe davvero pericolosissimo entrare a freddo, trova anche il modo di sorridere Tempestilli, personaggio simpaticissimo. Schulz intanto per il Borussia Dortmund, un sinistro da dimenticare. 41 minuti e 50 secondi. Tonino Tempestilli. La Roma è arrivata ai quarti di finale della Coppa UEFA eliminando nell'ordine gli austriaci del Wacker Innsbruck, gli svizzeri del Grasshopper, le Cavallette di Zurigo e i turchi del Galatasaray di Istanbul. Zork risponde sempre di testa a Garzia. Fa brutti scherzi ad Aldair, l'acido lattico. E arriva il momento della sostituzione. Pronto Tempestilli. 33enne, nato a Campli, provincia di Teramo. Ha cominciato la carriera con il Banco Roma in C2, poi 6 stagioni con il Como. Cervone, spazza via. Deve soffrire ancora per un paio di minuti la Roma. Un prezioso vantaggio sul Borussia Dortmund, squadra quarta nel campionato tedesco. E poi tutto è rinviato all'appuntamento del 18 marzo, 20:15, Westfalenstadion. Chapuisat. Si è parlato di un certo interessamento addirittura del Barcellona per Chapuisat, uno dei leader della Svizzera, inserita nello stesso girone di qualificazione mondiale dell'Italia. Svizzera che ha quasi ipotecato uno dei due posti utili per Stati Uniti 94. Stasera però Chapuisat non ha affatto entusiasmato. Schulz, ora i minuti del secondo tempo sono 44. Dal 79esimo la Roma è in inferiorità numerica. Cervone si è opposto di pugno e poi generosamente Schulz, con palla però oltre la linea di fondo campo, recupera la posizione Michael Schulz, 31enne, anche due presenze in nazionale. La risposta, questo tiro estremamente teso di Cervone. Giovanni Cervone, 1,91 m. Ed ora l'arbitro dice che può bastare così, ancora una volta, con 3 secondi di anticipo sul 90esimo. Non ha concesso recupero né nel primo né nel secondo tempo. Dunque Roma che batte il Borussia Dortmund per 1-0. La rete è stata messa a segno da Mihailovic al 21esimo della ripresa, un gol stupendo, linea Jacopo Volpi. Sì, io sono qua Gianni con Boscovo per un commento velocissimo sotto la pioggia, grande impresa, arbitraggio non tanto buono forse. Va bene, il risultato è buono, meglio vincere 1-0 che 2-1. Io penso difficile noi possiamo perdere 2-0 in Dortmund. Anche penso in Dortmund possiamo avere nostra la rosa completa. La Cina non meritava l'espulsione però. Per me non meritava. Anche lui deve essere calmo, zitto, non deve protestare contro l'arbitro. Grazie a Vujadin Boscov, a te Gianni per la chiusura. Bene, grazie a Jacopo Volpi, grazie anche a Marco.